Pronto? Sì, ciao. Saluto gli ospiti, mi chiamo Michele. Ciao Michele, ciao. Buonasera. Senti, penso, io ho molta stima di te, però questo difendere ad ogni costo Torrente non mi va bene. Onestamente, diciamo la verità, o è in confusione oppure non ha proprio la capacità di dare un gioco alla squadra. Chiaramente gli uomini che ha a disposizione non sono dei campioni, però avete mai visto fare delle azioni importanti se non quelle fatte solo da calciatori di iniziative personali? Mai. Cioè, io voglio dire, diciamo la verità, sono 10 partite, questa squadra, questo allenatore non ha dato nessuna impronta, ed è la verità, è inutile nascondere, diciamo la verità, se no facciamo una fine l'anno scorso, che ce ne andiamo in Serie C. Va bene, Grazie. grazie, come dire, Ma io credo che... accetto il tuo intervento perché è giusto confrontarsi. Io dico soltanto che Torrente è un buon organizzatore di gioco difensivo e che probabilmente ha dei problemi quando si tratta di proporre qualcosa. Io sono convinto che il Bari continuerà a vincere qualche partita in più fuori casa rispetto alla versione interna, Sì, che perché... io ricordo esattamente le stesse caratteristiche di questo Bari nella squadra di Carboni. Bisogna capire se Torrente riuscirà, dagli ingredienti che ha, a fare la minestra giusta o farà una minestra più insipida di quella che potrebbe fare. Però non parliamo, a mio avviso, perché una squadra che non ha un attaccante vero non può essere una squadra blasonata Sì, di grande livello. sono d'accordo, sì, perché io credo che sia più una squadra che possa organizzare un contropiede piuttosto che fare l'attacco alla squadra del gioco, diciamo, frizzante, il passaggio da e vai. Una squadra che sul centrocampo è difesa, avendo poi Rivas riesce a giocare, perché Rivas è uno che non marca. Cioè Rivas deve fare l'attacco sulla fascia, deve fare il suo Però quando hai gioco. già 7 giocatori dietro, permettiti che Rivas Sì, faccia un po' il suo, no? sì, diciamo, Purtroppo, quindi, secondo me, giocheremo più, diciamo, da contropiede, perché questo è più per il squadra da fuori contropiede casa che non da casa. non hai la seconda punta veloce rapidi che ti può fare, perché bene o male, Marotta ha conquistato la simpatia, la fiducia dei tifosi, perché ha superato il momento critico che ha avuto, però è uno che si sacrifica in maniera incredibile. Quando le due punte, uno si sacrifica, l'altro si sacrifica al 50%, vengono a perdere la lucidità sotto rete. C'è Sì. un altro amico in linea, Sì, pronto? ma tu che salta Pronto, lungo. buonasera, Sì. Rino Russo. Ciao Rino, ciao caro. Ciao, e volevo solo intervenire facendo secondo una considerazione un po' diversa, proprio per sapere il vostro parere. Sì. Cioè, mi va bene, ecco, quando facciamo la critica partita per partita, ma se io per un attimo tolgo la partita di ieri, guardo un'occhiata ai risultati della classifica ad oggi, io vedo che ci sono due squadre che stanno cominciando una fuga e sono quelle che ci aspettavamo bene o male. Per il resto siamo a 3 punti dalla terza. Cioè, Dal voglio dire, alla Sassuolo che fine. abbiamo battuto fuori casa anche se in circostanze molto fortunose, Esatto. sì. Cioè, voglio... E poi un'altra cosa invece per quanto riguarda Torrente, secondo me un allenatore che sta in confusione non va a vincere a Sassuolo, non vince in casa con Livorno, non vince fuori casa a Crotone di seguito, non ha 14 punti oggi in classifica. L'allenatore in confusione è uno che perde 10 partite e non viene mandato via. Quello è l'allenatore in Sono d'accordo confusione. con te, sono d'accordo con te, assolutamente. Poi che il Bari non abbia un gioco brillante, bello da vedere, tutto il resto ci può stare, ma che gioco bello puoi fare se i giocatori che dovrebbero darti qualità in questo momento sono dei fantasmi in campo? Perché io, se questi sono Bogliasino e De Paola, io preferisco il Bari della Coppa Italia che giocava con i ragazzi, correva e amen, punto. Però è chiaro che Torrente sta provando a recuperare questi giocatori perché lui sa perfettamente che se questi giocatori non danno il contributo che il Bari si aspetta, il Bari non potrà mai giocare un campionato per mirare i playoff, dovrà accontentarsi sì e no della metà classifica. Quindi sta osando, sta cercando di portare questi giocatori. Ecco, su Torrente però un'obiezione la faccio, non capisco perché togliere Rivas dopo 20 minuti. Io posso capire che Rivas non stesse facendo Non si era esattamente il suo. infortunato, no? No, Ah, no. Però io francamente, ma in assoluto, questo lo dicevo anche ai tempi di Fascetti quando toglieva Di Vaio, io un giocatore non lo toglierei mai dal campo dopo 20 minuti perché umilio il giocatore e non solo, tutto sommato sconfesso me stesso. Perché se tu hai fatto una scelta, Rivas può andare no, lui bene. per due nelle due tre nelle 3 settimane in cui ha recuperato Rivas ha parlato sempre bene di Rivas, però sicuramente è una mia ipotesi, poi non so se è confortata Sì. dalla dichiarazione di Torrente. Lui deve aver detto a Rivas di operare in una certa maniera, cercare di contrastare, almeno in prima battuta, Rizzato. Quando si è reso conto che non riusciva, lo ha tolto. Però chi è subentrato? E mi riferisco
a Defendi, sfortunatamente è stato quello che ci ha causato il secondo gol. Sì. C'è un amico in linea, pronto? Niente, non ce l'abbiamo più. Allora nel frattempo ci ascoltiamo Marotta, che a detta dei miei ospiti, ma direi palesemente è stato il migliore in campo del Bari ieri. Anche Marotta, i capelli alla Protti. Sì, un po' sì, un po' sì. Sentiamo Marotta cosa ha detto. C'è un po' di amarezza, finalmente questo gol su azione che però non è servito purtroppo alla squadra. Sì, purtroppo non è servito a nulla, e per un attaccante fare gol si spera sempre che porti dei punti a casa. Questo non è accaduto, adesso pensiamo subito alla prossima, perché abbiamo giocato contro una grande squadra, ci stava a perdere, purtroppo è andata male. È stato comunque un bel gol. Sì, io penso che ha fatto un bel gol, però lo devo rivedere in TV, sai, quando sta lì in campo non riesce a vederlo proprio com'è. L'importante è che entra in porta, poi se è bello o brutto non mi interessa niente. Allora, alla Manna cosa sta succedendo? Purtroppo oggi due infortuni vanno un po' penalizzati e condizionato quella partita. Non parliamo di queste cose assolutamente. La Manna è un grande portiere, io lo conosco già da qualche anno e mi ha fatto vincere tante partite. Cioè, ci ha fatto vincere tante partite e credo anche quest'anno ha dimostrato il suo valore. Se tutti sbagliamo, anche gli attaccanti si mangiano i gol e anche i portieri può succedere questo. È un grande professionista, sono molto serena, quindi non assolutamente nulla, è soltanto un piccolo incidente quello che succede a tutti nel lavoro. Ci sei un passo indietro anche, non lo so, dal punto di vista del gioco, avete di fronte una squadra finalmente, diciamo, più attrezzata rispetto alle ultime che avete affrontato, forse questo vi ha creato qualche problema in più. No, abbiamo affrontato anche il Livorno, che credo che sia attrezzato a livello della Regina, e abbiamo vinto. Poi abbiamo giocato a Crotone contro un'ottima squadra, è vero, oggi affrontavamo una delle squadre che sicuramente arriverà fino alla fine del campionato tra playoff e addirittura vincerlo. E sappiamo che è una partita difficile, purtroppo non siamo riusciti a esporre il nostro gioco e credo che la vittoria della Regina sia meritata. Ricordo che tra oggi e domani il collegio arbitrale decide sul caso Salvatore Masiello. Noi siamo quasi ai saluti, però 30 secondi all'assessore Abaticchio e 30 secondi a Gigi. Tornando alla questione societaria, visto che mi sembra di capire che Matarrese e Emiliano non si parlano, voi da componenti del comune, ripeto, non potete, diciamo, in qualche modo sollecitare un incontro? Ma non è che abbiamo il tempo di parlare del calcio Bari, purtroppo, perché i temi del disagio, anche della povertà, del lavoro sono enormi in questo momento. Indubbiamente io credo che i Matarrese appartengono alla storia del Bari e hanno fatto tantissimo per questa squadra e per questa città, al di là adesso delle polemiche tra amministrazione comunale o meno. Io credo che, diciamo, il buon senso aiuta sempre. Non penso che Michele Emiliano non voglia di parlare con i Matarrese, ma è chiaro che su una questione che riguarda la situazione calcio Bari, prima a fare il primo passo deve essere la situazione calcio Bari. Vuol dire, per una cosa, non è che... quando le dice, per carità, ci sono dei problemi gravissimi che è giusto che abbiano, però il calcio ha una valenza, no, il Bari ha una valenza sociale dubbio, enorme. Una persona che in questo momento rappresenta anche la città sul piano istituzionale, sono anche un tifoso, quindi un ragazzo. Se no non sarebbe venuto qui, perché quindi, vogliamo soltanto tifosi doppi e lei, noi, nella buona e nella cattiva sorte del Bari, infatti. Poi mi dovrei chiamare sempre quando qualche volta vince. Va bene. Quindi credo che comunque con l'amministrazione comunale siamo disponibili a poter aprire qualunque tavolo ed essere anche, diciamo, garanti istituzionali per discorsi molto più allargati, anche sul piano produttivo, perché possono servire la nostra città, la nostra squadra di calcio. Stop. Anche perché Bari è sempre Bari. Insomma. È sempre Bari. 30 secondi a Gigi Frisini, periodo di Bari-Empoli. È brutta partita, sì. Perché loro hanno perso male. Io ho visto malissimo l'Empoli, il pilon. Però aveva fatto il risultato, fa 0-0 a Livorno. Ma io ho paura dell'Empoli, perché meno male, Pilon è uno che conosce bene il campionato. L'Empoli è una squadra che tira fuori dal settore giovanile delle risorse incredibili. Poi c'ha tre attaccanti abbastanza validi, mi riferisco a Tavano, Coralli e Saponaro. Però mi auguro che la difesa del Bari riesca a reggere e che il mister riesca a correggere questi 4-5 gol che sistematicamente alle fasce laterali prendiamo fotocopia. Complimenti al Cusbari, pallacanestro ha vinto di nuovo, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Grazie ai miei ospiti. Grazie a voi. Bianchi Rosso di Sport. Adesso il presidente della provincia Schittulli, fra pochi minuti, a Telebari. Ciao.